tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Eseguita l'autopsia sul piccolo Francesco, giovedì l'ultimo saluto. Giorno della memoria a Fano, per non dimenticare, parla una sopravvissuta. Andrea De Vincenzi, la storia di un campione con una gamba sola. Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo il telegiornale parlando del caso meningite. È stata eseguita l'autopsia sul corpo del piccolo Francesco, deceduto domenica scorsa nell'ospedale di Fano. I risultati confermano che a stroncarlo a soli 10 anni è stata una meningite fulminante causata dal batterio meningococco. Il parroco di Santa Maria di Orciano, Don Mirko Ambrosini, ha ricordato il giovane parrocchiano che proprio sabato, prima di sentirsi male, aveva frequentato il catechismo. Francesco veniva in oratorio e prestava il servizio liturgico come chierichetto, ha detto Don Mirko. L'intera parrocchia sta partecipando con commozione al dolore della famiglia, alla quale l'intera comunità è vicina con l'affetto e la preghiera. E a proposito di preghiera, domani fino a sera, dalle ore 21, in chiesa si recita il Santo Rosario. Oggi gli psicologi hanno anche incontrato e ascoltato gli amici di Francesco. Spiegare a dei coetanei il perché di una morte così prematura non è un compito facile da assolvere e per questo ci si affida a degli specialisti. Giovedì 29 alle ore 11 il feretro del piccolo Francesco arriverà nella chiesa di San Cristoforo, dove alle ore 15 si svolgerà il funerale. E rimaniamo sempre in tema di cronaca e sempre all'ospedale Santa Croce di Fano. Un uomo si è buttato dal quinto piano di una palazzina dell'ospedale Santa Croce. L'episodio è avvenuto poco prima di mezzogiorno. L'uomo è deceduto sul colpo. E anche a Fano si è celebrato il giorno della memoria per il 70° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz e quest'anno il Consiglio Comunale ha deciso di non dimenticare attraverso la testimonianza diretta di una sopravvissuta e ha scoperto un'epigrafe dedicata ai profughi ebrei ospitati a Fano fino al 1945. Vediamo il servizio di Simona Zonghetti. In memoria dei superstiti dei campi nazisti che in viaggio per il costituendo Stato di Israele furono ospitati dal dicembre 1945 al maggio del 48 dalla città di Fano, dove trovarono tanti veri amici, tanti cuori sinceri e animi cordiali. Queste le parole incise nell'epigrafe scoperta nell'atrio del Palazzo Comunale alla presenza di autorità civili, militari e religiose e dedicata agli oltre 150 profughi ebrei ospitati dai fanesi nel secolo scorso, una grande tragedia legata alla necessità di non dimenticare. Per questo oggi si è celebrato il giorno della memoria, il ricordo del 27 gennaio del 45, quando veniva liberato il campo di concentramento di Auschwitz. Quello che è accaduto nella prima metà del secolo scorso, l'olocausto, la Shoah, il genocidio del popolo ebreo non deve essere dimenticato. Quello che è accaduto, dicevo, non solo non deve mai più accadere, ma dobbiamo stare attenti e vigili perché mai più accada. Ma la cosa più importante che dico soprattutto alle giovani generazioni, studiate, non dimenticate e se ne avrete la possibilità andate a visitare i campi di sterminio perché tutto quello che avrete potuto vedere in TV, leggere, visto in documentari, e seguito in iniziative o trasmissioni è molto diverso dal vivere, dal di dentro un campo di sterminio. Visitare un campo di sterminio segna per la vita, dà delle sensazioni molto forti ed è un appello ad andare. Il significato vero
è quella di ricordare una bella pagina della nostra storia cittadina, ma è anche un messaggio positivo verso il futuro, ricordando di quello che siamo stati capaci, sapendo che dobbiamo essere sempre attenti verso le intolleranze, verso coloro che in qualche modo soffrono, e questo è una forza, un elemento di forza che una comunità ha rispetto invece a chi si gira dall'altra parte e vive nell'indifferenza. Quest'anno, in occasione del 70° anniversario della liberazione, prima dell'inaugurazione dell'epigrafe, nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna di Fano si è svolta una seduta straordinaria del Consiglio Comunale, organizzato dalla Presidenza e dall'Assessorato ai Servizi Educativi e alla Memoria. L'evento era aperto alla cittadinanza e agli studenti delle scuole superiori. Dopo l'introduzione del Presidente del Consiglio Comunale di Fano Renato Claudio Minardi e dell'Assessore Mascarin, è stato presentato il libro di Italo Arcuri, intitolato Memme Bevi Latte Salvata da Teresa, una storia di salvezza e speranza durante l'occupazione tedesca. Sì, una giornata importante che non deve mai tradursi in una mera celebrazione, ma deve essere un esercizio di memoria viva. E oggi l'abbiamo voluto fare con due storie di solidarietà forti, importanti, quelle di una famiglia che ha accolto 8 ebrei e una bambina che oggi ormai anziana è stata qui con noi e ci ha raccontato quella pagina di coraggio e di generosità, per l'appunto di solidarietà, e l'esperienza della Shara dei Fano, dei 150 ebrei che la nostra città ha ospitato per 3 anni nella nostra comunità, dividendo con loro tutto in un momento in cui a Fano non c'era nulla. Due storie che ci parlano di una pagina lontana nel tempo, ma in realtà molto vicina, perché ci racconta di come la solidarietà possa anche nei momenti più cupi rappresentare non solo una luce, ma anche una scelta forte e netta per cambiare la storia. Dopo le testimonianze, infine, è intervenuto il sindaco di Fano Massimo Seri, che ha voluto rivolgere un invito ai presenti mediante una citazione di un'altra sopravvissuta, Liliana Segre. E lei, quando nei suoi incontri con gli studenti, ad una risposta di un giovane che gli chiese come è potuto accadere tutto questo, lei risponde con una parola semplicissima: indifferenza. E prosegue: gli orrori di ieri, di oggi e di domani fioriscono nell'ombra dell'indifferenza. Quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti riguarda, allora non c'è limite all'orrore. Per cui ho rivolto ai ragazzi di non lasciare mai spazio a quei germi di violenza, intolleranza e discriminazione. Reagite, non siate mai indifferenti. E come avete sentito nel servizio poc'anzi andato in onda, chi era presente al Teatro della Fortuna, nella Sala Verdi, ha assistito, ha sentito con le proprie orecchie alla testimonianza diretta di questa donna sopravvissuta, una storia di speranza e di sopravvivenza. E allora sentiamo anche noi le sue parole in questo servizio. Prima di tutto. Grazie. È stata una testimonianza cruda e allo stesso tempo emozionante, con parole forti, brutali e piena di momenti drammatici, ma in grado di raccontare una storia di solidarietà, di coraggio, di chi ha rischiato la propria vita per salvare quella degli altri. Si tratta di Teresa Giovannucci, ufficialmente nominata dall'ambasciatore di Israele giusta tra le nazioni. Nata nel 1912 a Fratte Rosa, si trasferì a Riano, in provincia di Roma, subito dopo il matrimonio con Piero Antonioni, nativo del posto. Lì i coniugi, da settembre 1943 a giugno del 1944, in piena occupazione tedesca, salvarono da morte certa 8 ebrei, tra cui una bimba di appena 2 anni e mezzo, Miriam Dell'Arriccia, oggi Memme Bevi Latte, un nome diverso dovuto scegliere necessariamente per nascondersi e cambiare identità. Quella bambina, che quest'anno compirà 73 anni, oggi ha riportato la sua testimonianza ai presenti nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna. L'avrei fatto anch'io per Teresa. Per Teresa o per chiunque altro mi fosse stato vicino, ma forse anche non conoscendolo, perché sapere che una persona viene discriminata, viene perseguitata o viene a correre il rischio della propria vita, io cercherei di salvarla. La popolazione di Riano ci è venuta incontro, ha proseguito Memme. Tutti sapevano che eravamo nascosti in un appartamento di pochi metri quadrati e avevano tenuto il segreto.
tutti meno una persona che, pur di intascare le taglie che i fascisti mettevano sugli ebrei, ha fatto la spia. Infatti venivano promessi 5.000 lire per un uomo, 4.000 per una donna e 2.000-3.000 per i bambini, soldi che poi in realtà spesso non venivano nemmeno pagati ai delatori. Teresa ha salvato una generazione, lei ha figli e nipoti. Allora, Teresa ha salvato 8 persone, noi oggi come discendenza di quelle 8 persone che stanno lì siamo circa 30 persone, io ho 3 figli, 6 nipoti da grandi a piccolini, dai 20 anni ai 3 anni e mezzo e beh, ne parlo con loro, sono perfettamente a corrente, a casa mia se ne è sempre parlato, anche quando io ero piccola ho sempre saputo, ho sempre parlato con i miei figli, ne abbiamo sempre discusso. C'è un messaggio in particolare che lei riporta ai ragazzi durante gli incontri? Ricordare, ricordare e ricordare. L'importante è trasmettere e ricordare. Una storia raccontata nel libro del giornalista e vice sindaco del comune di Riano, Italo Arcuri, dal titolo Memme Bevi Latte, salvata da Teresa, e presentato questa mattina in occasione del 70° anniversario della liberazione del campo di Auschwitz, nel giorno della memoria. Durante il pomeriggio invece è stato il protagonista dell'appuntamento alla Mediateca Montanari Memo, all'interno della rassegna Con le parole giuste. Ho deciso di scrivere questo libro 4 anni fa, quando ho conosciuto la storia, ho conosciuto Memme Bevi Latte. Ho deciso di farlo perché è una piccola storia di salvezza e di speranza in un oceano di desolazione e di amarezza. È una storia che incute speranza, appunto, soprattutto per le nuove generazioni, ed è la chiave di volta, secondo me, il passepartout per raccontare la Shoah, gli orrori della Shoah, facendo capire che c'è stata gente come Teresa, che fa parte dei 563 giusti fra le nazioni che l'Italia annovera, che ha dato una chiave diversa di interpretazione, si è opposta, ha lottato e ha salvato 8 ebrei. Diversi sono stati gli interventi e le domande di alcuni alunni rivolti agli ospiti, ma un ragazzo in particolare ha chiesto loro quale fosse la radice del bene e del male. Questa la risposta di Arcuri. Ho citato una frase di Nelson Mandela, che spiega benissimo la radice del male e del bene. Nelson Mandela scrive: nessuno nasce odiando i propri simili a causa della razza, della religione o della classe alla quale appartengono. Gli uomini imparano a odiare e se possono imparare a odiare possono anche imparare ad amare, perché l'amore per il cuore umano è più naturale dell'odio. Ebbene, il giorno della memoria, se non avete mai visitato un campo di concentramento, se ne avete la possibilità, fatelo e fatelo fare anche a chi vi sta vicino. Avrete ben chiara l'idea di quello che hanno passato queste persone. E allora, cambiamo argomento, fra pochi mesi, a maggio, si avvicinano le elezioni regionali e come sempre parte il toto candidati, chi si candida, chi non si candida. E allora, per chiarirci le idee in questo servizio, vediamo chi si ricandida e chi invece si candida per la prima volta. La primavera 2015 non è poi tanto lontana per i pretendenti all'eventuale successione del governatore Gianmario Spacca e dei consiglieri regionali. Intanto cominciano a trapelare i primi nomi dai papabili candidati al Consiglio. Alcuni certi, altre sono solo ipotesi. Si tratta quindi di toto candidature suscettibili a modifiche o a smentite. Il Movimento 5 Stelle schiererà per certo Rossella Coto. Nel centrodestra invece si riconfermano Elisabetta Foschi, Roberto Zaffini e Mirko Carlucci, che proprio sabato scorso ha annunciato le dimissioni dal Consiglio Comunale di Fano, sia per favorire l'ingresso di Alberto Santorelli e quindi rafforzare il gruppo Progetto Fano, che ovviamente per dedicarsi a tempo pieno alle regionali. Un quadro politico questo che nel corso degli ultimi anni è cambiato. Infatti nel 2010 sia Carloni che Foschi erano entrambi candidati del PDL, mentre oggi uno si presenta per il nuovo centrodestra, mentre Foschi per Forza Italia. Stessa situazione anche per Roberto Zaffini, ora in corsa per Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale e non più per la Lega Nord. Per quanto riguarda Giancarlo Danna invece, che sta concludendo il suo secondo mandato, prima di arrivare ad una conclusione aspetta di sapere le proposte, di conoscere un progetto chiaro e serio, perché fino ad ora non c'è un quadro ben definito. Per Forza Italia poi continua a circolare il nome di Maria Antonia Cucuzza, ma come ribadito stamattina dall'ex assessore, prima di prendere una decisione definitiva anche lei aspetta
aspetta di conoscere il progetto politico e le alleanze. Per il PD, invece, dopo il ritiro di Francesco Torriani, rimangono Renato Claudio Minardi e Rosetta Folvi. Invece, a decidere a fine mese sarà la Lega Nord e, come affermato da Luca Rodolfo Paolini, non è escluso che possano correre da soli. Questo dipenderà dalle scelte di Spacca, il quale deve ancora decidere che cosa intende fare con la sua lista. Dunque, la campagna elettorale non è ancora ufficialmente iniziata, ma sono tutti al lavoro per le prossime regionali. Allora, un'altra scadenza prossima è quella del Carnevale. Domenica partono i corsi mascherati e quindi continua la collaborazione tra Coro Polifonico Malatestiano ed Ente Carnevalesca. Dopo il successo della scorsa edizione, che ha visto come protagonista il coro Negritella di Predazzo, quest'anno sarà la volta della Regione Lazio, rappresentata dal coro in maschera di Ariccia. Al Teatro della Fortuna, sabato 7 febbraio alle ore 21, si esibiranno in un concerto spettacolo dal titolo Mascherata di Villanelle. Introdurrà la serata il coro polifonico Malatestiano. Il costo del biglietto è di 5 euro ed è disponibile al botteghino del teatro. Bene, ed ora in chiusura di telegiornale parliamo di sport, ma una pagina di sport molto particolare. Vi raccontiamo la storia di un uomo, Andrea, che all'età di 17 anni, a causa di un incidente, ha perso una gamba, ma questo non lo ha fermato nel suo intento e nella sua voglia di rialzarsi e di ricominciare. Sentiamo la sua storia molto particolare. Mi piace pensare di riuscire a dare agli altri quello che io ho trovato senza che nessuno me lo insegnasse. Avere degli obiettivi, avere dei sogni e trasformarli in realtà. Questa è la forza di Andrea De Vincenzi, originario di Cremona, un atleta che all'età di 17 anni, per un incidente motociclistico, ha subito l'amputazione d'urgenza alla gamba sinistra. Il suo cuore si è fermato durante l'intervento, 3 tentativi di rianimazione, i primi 2 falliti. Al terzo tentativo il cuore riparte, si risveglia il giorno dopo. Con una gamba in meno e con intatto lo spirito di credere nel domani. Che cosa ti ha lasciato questa esperienza? Come tutti gli altri incontri, mi ha lasciato tantissima emozione. Solitamente quando ricordo sempre ai ragazzi che io sono a parlare davanti a loro, ma loro sono in 150, oltre anche 200 ragazzi, perciò ne ricevo sempre veramente tantissima emozione e soprattutto tantissima energia. Fin da subito in lui c'è stata la voglia di raggiungere obiettivi, ritornare a studiare, di trovare sul lavoro, di fare sport e di continuare a vivere. Lo sport è stato un elemento fondamentale durante il mio incidente, perché ritengo, anche i medici lo confermano, che è stato lo sport, la mia struttura fisica, che mi ha permesso di superare quel difficilissimo momento. La pratica sportiva a livello amatoriale, nel canottaggio e nel nuoto, è sempre stata una costante nella sua vita, fin quando la passione per il ciclismo ha preso sopravvento. Le competizioni in Coppa Europa sono cominciate dal 2009, poi nel 2012 ha partecipato alle Paralimpiadi, ha vinto i campionati italiani su strada, cronometro e anche in pista nel 2010, campione italiano di ciclismo a cronometro e su strada nel 2011, medaglia di bronzo ai campionati europei in Israele nel paratriathlon, decimo ai campionati mondiali in Nuova Zelanda, poi un argento nel 2014 in Turchia. Inoltre ha percorso la strada carrozzabile più alta del mondo, in India, dove non esiste testimonianza che sia stata percorsa da altri atleti amputati, viste le numerose difficoltà. Mentre l'anno successivo ha partecipato alla Parigi-Brest-Parigi, una gara di oltre 1200 km da affrontare in un tempo dichiarato di 80 ore. Andrea è stato il primo amputato di gamba in 120 anni di storia della manifestazione, che ha portato a termine con un tempo di 72 ore e 42 minuti. Hai conseguito tante vittorie sia nello sport che nella vita privata? Sicuramente sì, ho una moglie fantastica, le 2 bimbe meravigliose, il lavoro non ho mai avuto grossissimi problemi, ho sempre affrontato la vita in modo, tra virgolette, da monormo dotato, insomma, non mi sono mai, ho ritenuto la disabilità un evento della mia vita dal quale ho imparato veramente tantissime cose. Valori che poi tramandi alle altre persone, soprattutto ai ragazzi che incontri nelle scuole. Le risorse non sono cose che si acquistano, che si comprano, sono cose che hanno già, sono valori, risorse che hanno già dentro di sé, e bisogna trovare le strategie, i modi per
portarle fuori. E proprio in questi giorni Andrea incontra gli alunni delle scuole del Nolfi di Fano grazie a degli incontri organizzati dall'avvocato Donatella Catenacci. Abbiamo organizzato questi incontri e questi eventi dove lui racconta la sua storia nella scuola, proprio per dimostrare come con le ognuno ha le proprie risorse e non è né una gamba né un braccio né un dito, non è un impedimento esterno a bloccare il successo di una vita. Quello di Andrea è un esempio di vita di chi ha lottato con tutte le forze nonostante il cammino pieno di difficoltà e, come dice lui, la vita non è finita, si è solo spostata. Bene, complimenti ad Andrea per la sua tenacia, per la sua forza d'animo. E allora, dopo di noi andrà in onda una puntata di Dopo Cena, quindi io con quest'ultima notizia chiudo qui questa edizione di Occhio alla Notizia. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Il telegiornale torna domani sera alle 20:30. Buona serata a tutti voi.